Stefano, non c'era partenza migliore. L'Empoli 5 minuti era in vantaggio con un gol tuo. Forse era il tuo sogno ripartire così, con questa voglia, con una bella vittoria, un gol. Meglio era difficile. Sì, assolutamente. Dopo l'anno che ho passato era importante sicuramente per la squadra partire bene, perché non è mai facile, la prendi in campionato, è sempre difficile da capire come può andare, però è andata bene, siamo contenti, sono contento io per aver sbloccato la partita e adesso dobbiamo ripartire da qua. Siamo consapevoli della nostra forza, dobbiamo lavorare ancora tanto perché abbiamo sofferto molto, però siamo stati bravi a soffrire e a portare a casa il risultato, quindi siamo contenti. Ecco, la bravura dell'Empoli è stata quella di far gol nei momenti giusti della gara e allo stesso tempo di saper soffrire quando il Frosinone ha provato a rimetterla in sesto, rischiando qualcosina, ma alla fine nemmeno troppo. Sì, chiaramente siamo stati bravi nelle occasioni che abbiamo creato di buttarla dentro e questo ci è andato a nostro favore. È chiaro che abbiamo sofferto abbastanza perché comunque d'altra parte c'è una squadra che lotterà sicuramente per vincere il campionato. Però si è stati bravi e dobbiamo ripartire da qui. Inutile girarci attorno, vederti in quella posizione per molti quando uscirono le formazioni a Parma sembrava un azzardo, un qualcosa un po' così. Diciamo che da allora ad oggi le cose ne sono cambiate e interpreti il trequartista in un modo moderno, usiamo questo termine, soprattutto con prestazioni di livello assoluto. Sì, no, mi sto abituando a giocare in questa posizione dove mi sto divertendo perché comunque ricevo molti palloni, ho possibilità di giocare e di farmi trovare tra le linee e mettere in difficoltà gli avversari, quindi ci sto mettendo tutta la mia volontà per far vedere al mister che può contare su di me in quella posizione e finché andrà bene, spero di continuare così. 3 giorni e torniamo in campo con la Coppa Italia e poi sabato arriva il Monza per un'altra grande sfida. Sì, adesso abbiamo due partite importanti, chiaramente vogliamo proseguire in Coppa Italia. Ci dobbiamo far trovare pronti perché dall'altra parte arriverà una squadra che proverà a metterci in difficoltà, ma noi dobbiamo restare sul pezzo, pensare a questa partita e poi anche alla seconda giornata che arriverà.